Bentrovati, nuova puntata di Wind City Sport Weekend. Siamo in diretta qui dalla sala Sisal Wind City di Piazza Trento 12 a Catania. Ogni settimana vi teniamo compagnia con l'informazione sportiva e con quello che riguarda il mondo delle quote. Partiamo subito col sommario, che oggi è ricchissimo di appuntamenti. Apriremo con la pallanuoto, faremo il punto sui principali campionati nazionali sia maschile che femminile e poi passeremo al calcio. Vi daremo la finestra su quelli che sono i campionati di Serie A e Serie B, ma vi presenteremo pure alcune gare della terza serie. Nella seconda parte, intervista come di consueto ogni settimana, oggi parleremo della situazione che si è andata evolvendosi in FIGC con la nomina del commissario, ne parleremo dopo col nostro ospite, e poi le multiple di ogni settimana, quelle sul calcio italiano ma anche quelle sul calcio internazionale che ci suggerite voi stessi. A proposito di calcio internazionale, parleremo dei principali campionati europei, non prima di aver presentato il video dal web di questa settimana dedicato all'ex CT della nazionale di calcio Azeglio Vicini, scomparso proprio nei giorni scorsi. In chiusura, rugby, dedichiamo una finestra a Italia-Inghilterra, si apre il Sei Nazioni proprio domani con le prime gare internazionali fra appunto nazionali di rugby. Come vi dicevo, l'apertura quest'oggi è dedicata alla pallanuoto. La pallanuoto apriamo con quello che è la situazione della Serie 1 maschile, il massimo campionato nazionale. Andiamo a vedere immediatamente la classifica, che vede in testa la Prorecco con 39 punti, quindi una situazione in questo momento che favorisce la squadra ligure. A seguire Sport Management a 36 punti e poi Brescia 33, Savona 25, Ortigia, rappresentante siciliana, una delle due rappresentanti siciliane in Serie 1, a 24 punti, Napoli 22, Lazio 19, Florenzi 17, Posillipo 15, la seconda rappresentante siciliana, ovvero la Nuoto Catania, 12 punti, poi Bogliasco 10, Trieste 8, Torino 4 e Acqua Chiara ancora ferma a 0 punti, fanalino di coda del massimo torneo maschile. Mentre per quel che riguarda la situazione nel campionato femminile, qui invece la rappresentante siciliana, una delle rappresentanti siciliane, è in vetta alla classifica, l'Equipe Orizzonte, tornata ai fasti di qualche anno fa, prima con 22 punti, segue Padova con 18, Rapallo 15, Milano e Roma 12, Bogliasco 9, Cosenza 7, Florenzi 5, chiude ai noi da siciliani, Waterpolo Messina con 3 punti, fanalino di coda. Speriamo che la formazione peloritana possa rifarsi nelle prossime giornate e risalire la china. Finestra dedicata in apertura alla pallanuoto, ci torneremo anche nelle prossime puntate come abbiamo fatto già in precedenza nelle settimane scorse. Passiamo al calcio, al calcio di casa nostra. Apriamo con la Serie A, che domani apre il turno con Sampdoria-Torino alle ore 18. Possiamo andare a vedere quello che è il programma. Sampdoria-Torino, appunto, vi dicevo, alle 18. In serata, sabato sera, ovvero domani sera, ci sarà Inter-Crotone con un'Inter orfana di Icardi e peraltro poco felice dopo la finestra di calciomercato invernale. Domenica aprirà il turno Verona contro la Roma, quindi giallorossi ospiti al Bentegodi, Atalanta Chievo e Verona, la Juventus ospita il Sassuolo, Bologna Fiorentina, Udinese Milan, Cagliari Spal, il Napoli se la vedrà contro il Benevento in trasferta, quindi turno favorevole sia per la Juventus che per il Napoli, e chiuderà il turno Lazio Genoa lunedì sera. In chiusura del nostro appuntamento, e appunto la Lazio ospiterà il Genoa lunedì sera. Abbiamo visto tra l'altro le quote, vi segnalo una fra tutte, la vittoria della Sampdoria a 2,40, ma anche diciamo addirittura il pareggio, qualora il Benevento dovesse riuscire col Napoli a ottenere un pareggio, a 7,50, sebbene sia davvero poco probabile. In Serie B questo il programma, dopo l'anticipo tra le big Empoli-Palermo di oggi: Novara-Ascoli, Foggia-Avellino, Perugia-Cittadella-Venezia-Bari, Salernitana-Carpi, Brescia-Parma, Cremonese-Provercelli, Frosinone-Pescara, sfida di cartello per quella 24esima giornata, Cesena-Ternana. Chiude il turno lunedì Virtus Entella, Spezia, derby ligure. Concentriamoci adesso su quello che è il programma, o andiamo a analizzare le singole partite che abbiamo selezionato questa settimana. Per voi partiamo da Bologna-Fiorentina. Quote interessanti: l'1 3-10, l'X 3-30 e il 2
a 2.35. Possiamo dare un consiglio, anzi vi diamo un consiglio di attenzionare la quota gol a 1.70 e anche l'over a 1.90. Sono due squadre che comunque solitamente recitano partite spettacolari. Vedremo se lo sarà anche domenica al Dall'Ara. Altra partita in Serie A da segnalare è Udinese-Milan, con il Milan favorito a 2.25, anche qui la quota gol 1.67, l'over a 1.90, più alto invece la quota no gol, ovvero che una delle due squadre non segna, o entrambe, a 2.08. In Serie B, vi dicevo, la sfida di cartello è Frosinone-Pescara. Il Frosinone è favorito, favoritissimo, contro la squadra di Zeman a 1.68, 3.85 il pareggio, la quota 2 e appunto la troviamo a 5. Gol facile a 1.49, così come l'over a 1.52. Ci aspettiamo una partita con diversi gol. Solitamente il Pescara ci ha sempre regalato partite da over. In Serie C, peraltro, comandano sempre le squadre, le tre squadre che abbiamo citato nelle scorse settimane nei tre gironi: nel girone A il Livorno primo, nel girone B il Padova, nel girone C il Lecce. Sempre una sfida abbastanza serrata fra il Lecce e il Catania nel girone C, a 4 punti di distacco, mentre il Livorno ha perso un po' di terreno la scorsa settimana con l'inaspettata sconfitta casalinga contro l'Alessandria. A proposito di Alessandria, queste le quote della partita fra Alessandria e Siena: l'1 a quota 2.10, Alessandria in grande ascesa, x 3.10, 2 a 3.60. Qui vi suggeriamo la quota under a 1.75. Ci direte voi se poi questi consigli sono stati azzeccati. Noi per questa prima parte ci fermiamo, abbiamo ampiamente parlato di calcio, ma torneremo e apriremo la seconda parte parlando di FIGC, assemblea elettiva che ha portato a nulla di fatto, e la nomina del commissario straordinario. Hai mai pensato che una cosa potesse accadere e poi magari è successa? Sono Mr. Matchpoint e sono qui per dirti che con scommesse on demand puoi scommettere su qualsiasi cosa ti venga in mente. Per esempio sul numero di pali colpiti durante una partita, se un coniglio attraverserà la pista. E anche sul nome del prossimo erede al trono. Scommesse on demand. Da oggi sei tu che inventi le scommesse. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Perché se pensi che succederà, allora puoi scommetterci. Seconda parte che apriamo subito con l'intervento telefonico che ogni settimana vi proponiamo. All'inizio settimana si è svolta l'assemblea elettiva che ha portato a un nulla di fatto in FIGC. Ieri la nomina del commissario straordinario del CONI Fabricini. Ne parliamo con José Sorbello, che è il presidente provinciale dell'AIAC, l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Buongiorno. Buongiorno a te. Grazie José della disponibilità. Ti chiedo subito, si poteva arrivare alla nomina di un presidente ed evitare questo commissariamento in FIGC? Era l'augurio che ci facevamo un po' tutti, però le cose sono andate diversamente, e chiaramente quando un organismo democratico viene commissariato è un fallimento per tutti. Questo è quello che probabilmente qualcuno non ha capito, oppure qualcuno ha capito bene. Ecco, ti chiedo come vedi questa nomina di un uomo del CONI, Fabricini, peraltro supportato da Clarizzi e Costa Curta, che essendo un ex giocatore sicuramente può dare un apporto ancora maggiore. Come vedi la situazione peraltro di un calcio italiano della FIGC che non ha ancora un commissario tecnico, e se pensiamo che nei giorni scorsi se n'è andato uno dei più amati commissari tecnici della nazionale italiana, ovvero Azeglio Vicini, ne parleremo tra l'altro dopo, è una situazione un po' paradossale. È un po' paradossale perché almeno da parte nostra ci si è sforzati di trovare una soluzione per portare un presidente eletto democraticamente ai vertici della Federazione Italiana Gioco Calcio, ma non ci siamo riusciti per alcuni giochi fatti dalla Lega Nazionale Dilettanti
per l'eccessiva coerenza di Damiano Tommasi, perché la coerenza va rispettata sempre, però ci sono delle responsabilità più alte che meritano di essere attenzionate con un po' più di buonsenso, ecco. E questo è mancato, e quindi da questo poi ne scaturisce la mancata elezione di un presidente che non porta sicuramente una luce benevola e chiara sull'intera organizzazione calcistica italiana, ecco. Da rappresentante dell'AIAC, ovvero dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, ti chiedo, secondo te, a sensazione, chi può essere, chi potrà essere il nuovo CT della Nazionale, che ha bisogno di risollevare, di aprire un nuovo ciclo che si è chiuso malamente nello spareggio con la Svezia dell'ottobre scorso, del novembre scorso? Ma sai, nomi ce ne potrebbero essere più di uno, però mi sembra che adesso il più accreditato dovrebbe essere Mancini. Sai, l'allenatore della Nazionale è un ruolo particolare, non si capisce bene dove inizia l'allenatore e dove finisce il selezionatore, quindi sai, per tanti anni fino a vicini si è andato avanti con i tecnici federali, cioè con i tecnici costruiti e cresciuti all'interno del settore tecnico di Coverciano. Poi si è aperto ai tecnici che erano, diciamo, tra virgolette, sul mercato, con alterne fortune, devo dire, però non si è mai riusciti a trovare una soluzione per dare un significato e un'identità all'allenatore della Nazionale, se deve fare l'allenatore oppure se deve fare il semplice selezionatore. Io penso che uno di questi potrebbe essere Mancini, che ha dato la sua disponibilità, però potrebbero essere tanti altri sui quali, insomma, il calcio italiano può stare tranquillo da questo punto di vista, perché i tecnici italiani sono fra i migliori al mondo e fra i più ambiti al mondo, cioè vengono continuamente richieste dall'estero a Coverciano, al settore tecnico, per avere la disponibilità di tecnici italiani, non solo nelle squadre di livello, ma anche nelle squadre di secondo, terzo livello e nei settori giovanili. Va bene, Iosè, io ti ringrazio, è stato preciso, con la speranza di avere un presidente della FIGC quantomeno all'inizio della prossima stagione. Perché Malagò ha parlato di 6 mesi, se non più di 6 mesi, la speranza è quella di riorganizzare al meglio quella che è la FIGC, avere una nazionale competitiva, avere soprattutto un commissario tecnico. Grazie Iosè. Grazie a te. Grazie. Allora, abbiamo in lungo e in largo sviscerato quello che è il tema della FIGC che, come vi dicevo durante il collegamento telefonico, ha nominato ieri, il CONI anzi ha nominato ieri, il commissario che è Fabbricini, supportato proprio da Clarizia e Costa Curta. Vedremo quello che sarà il destino del Federcalcio. Noi procediamo con la scaletta del nostro programma e apriamo il capitolo delle multiple della settimana, quelle che vi suggerisco ogni 7 giorni. Apriamo con la multipla sulla Serie A. Ne abbiamo parlato prima della Serie A, che riparte dopo la finestra di mercato invernale. 2 bocciate su tutte, il Napoli che non è riuscito a rinforzarsi, adesso bisognerà vedere nella lotta contro la Juventus, nella volata scudetto contro la Juventus, cosa riuscirà a fare sebbene non si sia rafforzato, e anche l'Inter, che sperava di poter portare un giocatore di nome tra tutti, Pastore, ma non ci è riuscita. Quindi insomma, staremo a vedere quello che dirà la Serie A nelle prossime settimane. Vi dicevo, la multipla di oggi, quella sulla Serie A, ve la suggerisco così: Sampdoria-Torino 1 con una quota di 2,40 molto molto interessante, poi il gol di Cagliari-Spalla, partita che si giocherà domenica alle 15, a 1,73, no gol invece di Juventus Sassuolo, quota bassa 1,47, l'under a sorpresa dell'Inter, orfana di Icardi, come vi dicevo nella prima parte, a 2,05, mentre l'over 2,5 di Udinese Milan a 1,90, per una quota di quasi 25, quindi quota sicuramente interessante, potrebbe regalarvi, speriamo possa regalarvi, delle fortune. Altra multipla sul calcio italiano la dedichiamo alla Serie B e alla Serie C, 3 partite di seconda serie, 3 partite invece di terza serie. Abbiamo selezionato queste: Brescia-Parma, gol a 1,89, Cremonese-Provercelli 1, 1,75, l'under di Venezia-Bari a 1,60,
1,65, il 2 del Livorno in casa della Pistoiese, derby toscano 1,85, poi l'under 2,5 di Sicula Leonzio e Bisceglie e l'1 del Pisa, abbastanza semplice, a 1,44, sempre per una quota di circa 25 con 10 euro. Ne potreste vincere 250, ve lo auguriamo, anzi se vi portano fortuna questi nostri suggerimenti, fatecelo sapere, scrivetecelo nella pagina ufficiale Win City Sport Weekend. Prima di procedere col calcio internazionale è doveroso aprire la finestra e dedicare la rubrica del video dal web di oggi ad Azeglio Vicini, l'ex CT della Nazionale delle Notti Magiche d'Italia 90, che è scomparso proprio nei giorni scorsi. Vicini, che aveva assunto la guida della Nazionale nell'86 al posto di Bearzot, che aveva vinto il Mondiale in Spagna nell'82, dopo i Mondiali in Messico, dunque è stato la volta di Azeglio Vicini, che arrivò terzo a Italia 90, fu quello il suo più grande rammarico, l'ha ribadito più volte negli anni successivi, il terzo posto, non aver vinto il Mondiale in casa, battuto in semifinale dall'Argentina di Maradona ai calci di rigore, fu quella una sorta di delusione nazionale, però l'Italia risultò la squadra vincente, moralmente, di quell'edizione di Italia 90. Terzo posto anche nell'Europeo dell'88 per Azeglio Vicini, e stiamo vedendo anche delle immagini e lo ricorderemo, vi dicevo, tutti lo ricordano proprio perché era il CT delle Notti Magiche. Noi abbiamo voluto regalargli questo momento, queste immagini tra l'altro emozionanti. Noi lo salutiamo, ciao Azeglio, CT delle Notti Magiche. Procediamo con il calcio internazionale, come vi dicevo, dopo il momento dedicato al video, apriamo la rubrica del calcio internazionale con l'Inghilterra. Questo è il turno, il programma della 26esima giornata. Barley Manchester City, Manchester City primo, tra l'altro con 13 punti di vantaggio sulla seconda, che è il Manchester United, favorito a 1,27. Proprio lo United ospiterà l'Huddersfield, ancora più favorito in questo caso la squadra di Mourinho, con una quota di 1,13. Poi Leicester City contro lo Swansea, Swansea in grande ripresa, non è più ultimo in classifica, Brighton, West Ham, West Bromwich, Southampton, Bournemouth, tra l'altro, che nel turno infrasettimanale ha piegato a sorpresa il Chelsea a Stamford Bridge per 3-0. Peraltro si parla anche di un imminente esonero di Antonio Conte, staremo a vedere. Antonio Conte, che è uno dei papabili per la panchina della Nazionale, visto che ne abbiamo parlato prima. Dicevo, il Bournemouth ospiterà lo Stoke City, Arsenal, Everton, Crystal Palace, Newcastle, Liverpool, Tottenham, quindi sfida di cartello fra i Reds e gli Hotspur. E chiude il turno il Chelsea proprio lunedì sera, vedremo se ci sarà ancora in panchina Antonio Conte, in casa del Watford. Questo per quel che riguarda il programma in Inghilterra. In Spagna invece si apre il turno con Eibar-Siviglia e poi Real Betis contro Villarreal, Alaves, Celta Vigo, Levante, Real Madrid. Real Madrid che finalmente ha trovato la strada giusta dopo i scarsi risultati anche in Coppa del Re delle ultime settimane. Getafe, Leganés, Espanyol contro il Barcellona, derby catalano, Girona, Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Valencia. Chiude il turno lunedì la sfida fra Las Palmas e Malaga. Andiamo in Germania, la Bundesliga si gioca la 21esima giornata, il Bayern Monaco capolista incontrastato giocherà in casa del Magonza, Bayern Monaco peraltro favorito con una quota di 1,25, Friburgo, Bayer Leverkusen, Schalke 04, Werder Bremen, questi gli altri incontri in programma, Hertha Berlino, Hoffenheim, Wolfsburg contro Stoccarda, Borussia Mönchengladbach contro il Lipsia, secondo in classifica, Augusta, Eintracht Francoforte, pomeriggio la sfida fra Amburgo e Hannover. Andiamo in Francia, ultimo campionato fra quelli più importanti che attenzioniamo ogni settimana, il Paris Saint-Germain, anche qui capolista senza discussioni, favoritissimo nella sfida esterna contro il Lille, addirittura la quota di 1,16 per il 2, poi Montpellier-Angers, Nizza-Tolosa, Strasburgo-Bordeaux, Troyes contro Dijon, Amiens-Saint-Étienne, Rennes-Guingamp, Caen-Nantes, Nantes quinto in classifica del campionato, il Nantes di Ranieri. Chiude il turno la sfida spettacolare, o almeno questo indica lo score delle due squadre, fra Monaco e Olympique Lione. Monaco quotata a 2,40, l'Olympique Lione a 2,86, staremo a vedere quello che succederà. Chiudiamo la parentesi di calcio internazionale con la multipla che ci ha suggerito Angelo questa settimana.
andiamo a vedere le quote, è una multipla mista fra calcio internazionale e calcio italiano. Andiamo a vedere quello che è il suggerimento di Angelo, ci suggerisce l'X2 del Lione, quindi è abbastanza così anche particolare questo suggerimento, l'X2 del Lione contro il Monaco a 1,58, gol addirittura nel derby tra l'Espagnol e il Barcellona, l'X2 anche in questo caso di Betis contro Villarreal, l'over 2,5 di Borussia Mönchengladbach contro l'Ipsia, gol invece di Bologna e Fiorentina, il 2 della Roma quotata 1,42 in casa del Verona, Roma che arriva dalla brutta sconfitta interna contro la Sampdoria. Questo è il suggerimento di Angelo, quota 19,29, staremo a vedere se anche questo suggerimento di uno dei nostri amici vi porterà fortuna. Prima di andare a chiudere vi avevo ricordato in apertura che parliamo di rugby velocemente, si apre il Sei Nazioni domani, l'Italia giocherà domenica 4 allo Stadio Olimpico contro l'Inghilterra, l'Italia chiaramente sfavorita, lo vediamo anche dalle quote, quota 1,05 la vittoria dell'Inghilterra, quindi quota bassissima, addirittura l'1 dell'Italia a 10, però potrebbe essere interessante giocare la quota handicap con meno 19 punti in sfavore dell'Inghilterra, qualora l'Inghilterra vincesse con più di 19 punti la quota è 1,75, mentre se l'Italia riuscisse a non perdere con più di 19 punti, la quota è 2. In bocca al lupo agli azzurri per questa avventura nel Sei Nazioni, speriamo che possa arrivare un risultato utile almeno in una delle partite che vedrà l'Italia protagonista nel torneo internazionale principale per appunto nazionali di rugby. Prima di chiudere volevo ricordarvi degli eventi che si stanno svolgendo a Catania già da qualche mese, eventi di motocross, quad, supermotard, insomma organizzati da Valenti Racing Team di Oreste Valenti. C'è una pista, la Playa di Catania, precisamente di fronte al Lido Roma, i test si svolgono il sabato e domenica, quindi una programmazione di test fino a maggio, quando dovrebbero essere poi programmate delle gare, sia appunto nel mese di maggio ma poi anche in autunno prossimo, staremo a vedere. Intanto vi segnaliamo questo appuntamento, questo spazio che è dedicato alla Playa agli amanti del motocross, denominati Days in the Sand. Facciamoli in bocca al lupo a tutti coloro i quali parteciperanno, in bocca al lupo anche all'organizzatore Oreste Valenti, e tra l'altro abbiamo visto delle immagini mentre vi parlavo di questa pista che c'è a Catania. Noi con questa notizia di motocross vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, saremo sempre qui presenti alla sala Sisal Wind City di Piazza Trento 12 a Catania. Per oggi è tutto, alla prossima.